Oggi parliamo di corsa, abbiamo gente che va di corsa, con noi a rappresentare i cavalli marini Achille Penzer che saluto. Ciao Achille, ben Ciao, trovato. ciao Gianni, buongiorno a tutti. Allora, senti, anche in questi periodi dove naturalmente le gare non si possono fare, voi però dei cavalli marini vi immaginate, così sognate sempre comunque delle possibilità anche per creare, tra virgolette, delle competizioni virtuali. Avete lanciato questa idea di Chioggia Corre, in che cosa consiste? Raccontaci Ma tutto. premetto che è stato l'annus horribilis, questo per la corsa, perché chiaramente non potevamo correre. Per un periodo dopo potevamo correre Certo. intorno ai 200 metri, quindi puoi immaginare che voglia che abbiamo di Anche perché la correre. gente vi impallinava se passavate prima in Esatto, certi momenti dell'anno, insomma. l'untori. Eh sì. Per cui purtroppo anche tutte le gare, quelle competitive e non competitive, non si possono fare. Quindi a questo punto abbiamo detto: ma perché non possiamo comunque Inventarci tentare, qualcosa, inventarci insomma, qualcosa che può certo. essere interessante e divertente per tutti? Allora abbiamo pensato di proporre questa Chioggia Corre, che è un circuito, un Ok. semplice circuito fatto di sei gare con pochi chilometri, anche perché fa caldo, quindi è Chiaro. meglio restringere la fatica. Spieghiamo subito, non si corre tutti No, insieme, ma si mettono insieme i è risultati, una no? corsa, diciamo, virtuale, cioè si corre Virtuale. realmente, però di fatto non Non si tutti corre insieme. insieme. Al massimo si può correre insieme a gruppetti, ma distanziati per adempiere a quelle che sono le Chiaro. normative. Dopodiché, quando alla fine, diciamo, di ogni gara, di ogni prova, si manda il risultato che si è fatto, tanto si può correre in qualsiasi posto, per cui se uno in montagna, al mare, in Sardegna, Ah, dove vuole, ok. deve farsi i suoi 5, 7, 6, alla fine saranno 10 km ad ottobre, e ogni volta manderà il proprio risultato agli organizzatori, e quindi poi ci saranno delle classifiche, anche Divisi delle naturalmente per categoria, divise per categorie per... di età, anche Ah, perché io certo. non posso competere come un ventenne, Perché sei molto chiaramente. meglio di No, ventenni, diciamo. non Lui, ragazzi, più è sarebbe. come il buon vino, più cresce, più diventa veloce, diciamolo. Ma la cosa bella ed inedita un po' è che comunque possono partecipare anche coloro che camminano soltanto, i camminatori. Ok. E quindi questi camminatori che fanno la camminata veloce o fanno la cosiddetta evolution, un po' camminata, un po' corsa, Sì. loro possono partecipare e invece per loro non vale tanto il tempo, ma i chilometri che fanno in un tempo stabilito. Ok, quindi mezz'ora quanta strada ho Quanta strada fatto? fai? E Ok. quindi chiaramente chi cammina più veloce È farà più fatto, chilometri, mi chiaro. sembra molto bello. Dopo, ecco, un'altra cosa molto bella è che Sì. comunque è aperta a tutti, cioè quindi Bravo, non ci quindi sono non solo gli restrizioni. associati cavalli marini. Esatto, noi poi proprio per stimolare saremo proprio contenti che anche i ragazzi, quelli di 14-15 anni, proprio Sì. per appassionarsi a questo sport che è fantastico, si iscrivano in modo da capire anche cosa vuol dire far parte di un'associazione e cominciare a fare i primi passi In all'interno di questo questo mondo. sport. Chioggia Corre, per avere tutte le informazioni bisogna andare sulla pagina O Facebook, si va quindi sui sulla pagina social. Facebook oppure nel sito proprio dei Sì. Cavalli Marini, c'è tutto il regolamento, potete leggerlo e ci sono anche poi può entrare, potersi iscriversi automaticamente e quindi partecipare. È molto Inizia facile, è più tutto. difficile a spiegare che non è Sì, fare. perché è un po' elaborato, però se leggete capite tutto. La Ok. prima gara sarà il prossimo fine settimana, quindi 4-5, tenete conto che c'è tempo 2 giorni per fare i 5 Ok. chilometri, per cui dal sabato mattina fino alla domenica sera l'iscrizione chiude purtroppo il 3, per cui non ci sono tantissimi giorni, quindi chi è Fate interessato veloci, si fate affretti. veloci, fate veloci e quindi vi dà un po' lo stimolo, insomma, di correre, di tenervi allenati e di riniziare così un'attività anche insieme agli altri, perché poi credo che sia uno sport anche di relazione, Assolutamente no? aggregativo, è uno sport dove si diventa amici e si condivide. Una sana competizione, però alla fine. Chiaro. Poi l'importante è chi vince, ma questo è un altro paio di Eh beh, anni, ma sta questo è sempre un scherzando. altro discorso. Insomma, Stiamo bisogna scherzando. alzarsi dal divano e cominciare a muoversi. Evviva! E allora, viva i cavalli marini! Grazie al nostro ospite di oggi, Achille Penzer, che ha parlato con noi. Iscrivetevi e correte anche durante l'estate. Si fa un po' più Grazie. fatica, ma Certo, bisogna certo. farlo. Grazie mille, Buona ciao, a corsa a presto! tutti, Ciao, ciao, arrivederci. ciao! Democratico come l'Inghilterra.